Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show. Anche questa sarà una puntata lunga e ricca di contenuti, ma dobbiamo sbrigarci perché abbiamo tantissime cose da raccontare. Vero, e c'è una novità. D'ora in poi le puntate del Gormiti Show saranno divise in due parti. La prima la vedrete oggi e la seconda l'8 marzo. Mitico, allora possiamo iniziare subito con la sfida. Sì, perché così ti batto ancora con i collezionabili. Scusami, ma non me lo batti più il 5. Wow Giada, e questa cos'è? È la nuova isola di Gorm ed è adatta per giocare con i collezionabili. Bellissimo, ma a proposito di collezionabili, lo sapete che in questi giorni potete trovare in edicola i nuovi personaggi nelle bustine? Sì, c'è la Wave 2 dei personaggi ed è davvero bellissimo. Esatto, ma adesso Giada voglio dire una cosa a te e a tutti i nostri amici che ci seguono. Queste sono le bustine originali, lo capite soprattutto dalle diciture che troviamo nel retro. E nelle bustine originali trovate sempre il logo di Giochi Preziosi. Quindi ripetiamo, troviamo il logo di Giochi Preziosi e poi le diciture vanno ad assicurare che il prodotto è testato e sicuro. Quindi non acquistate i falsi perché innanzitutto sono bruttissimi e poi possono essere anche pericolosi. Quindi attenzione. E soltanto nelle bustine originali trovate il codice e la card. Sì, le card, vai, così ti batto ancora una volta quei collezionabili. Oh, ancora questa storia, ma è sempre così, cioè, è sempre non... che vinco, No, ma allora invece di dire queste cose, piuttosto spiegaci che personaggi possiamo trovare. Va bene, troviamo Urik, Piron, Diakos, Avok, Gorok, Orion, Kratos e il soldato d'ombra. E ci sono anche i 5 lord in colorazioni super super speciali. Wow, non vedo l'ora di vederli questi lord con colori diversi. Ma ora è arrivato il momento tanto atteso, sei pronta? Sì. Fermali. Trasformazione. Tada! Ma come ti sei conciato questa volta? Come mi sono conciato? Giada, sono l'uomo di latta! Ma come ti è venuto in mente di vestirti così? Ma non... Lo capiremo tutti insieme nella parte 2 perché sono vestito in questo modo. Dai, aggiochiamo che è meglio. Dai, perché sono... Ah, io prendo questa, va? No. Vediamo. Vediamo un po'. Io ho trovato Lord Helios nella versione speciale tutta colorata in modo diverso. Tra l'altro il colore blu è il mio preferito. Io ho trovato Avok. Allora, Giada. Sotto il piede ho il numero 1. Io ho il numero 7. Io sulla card ho il numero 9. 9 più 1, 10. Io sulla card ho il numero 7. Quindi, dai, giochiamo. Sì, giochiamo, ho vinto. Giochiamo. Va bene, arrivo Lord Helios. Vai, io mi nascondo qui. Dai, sconfiggimi, va bene, dai, falla finita, va bene. Hai visto? Sei contenta? Sì, ti ho schiacciato come una lattina, hai visto? No, non è vero. Vabbè, intanto io sono riciclabile, al contrario tuo. Gianni, ma hai guardato tutte le puntate del cartone animato? Assolutamente sì, Giada, non me ne sono persa neanche una. Allora sicuramente avrai notato che nell'ultima puntata Lord Voidus viene sconfitto. Ma come faccio a dimenticarmi di una scena del genere quando Lord Voidus viene sconfitto da tutti? Ma sai cosa mi è rimasto più in mente? Che a fine episodio l'Alistar è stato ricomposto, però al suo interno è rimasto un cristallo viola. Secondo te cosa potrebbe significare? Beh, sicuramente che l'energia negativa di Lord Voidus è ancora nei paraggi e lui tornerà. No, ma no, dai, impossibile. È stato sconfitto, non può tornare. Vabbè, ma se c'è il cristallo viola un motivo ci sarà, no? Sai che a pensarci bene forse hai ragione. Facciamo così, chiediamo ai nostri amici. Secondo voi, perché all'interno dell'Alistar c'è il cristallo viola? Scrivetelo nei commenti. Tale, dove sei? Guarda. Ma così non vale. Sei confuso? Siamo arrivati al momento dei saluti e delle domande. Esatto, vai, allora salutiamo. The winner is... Il vincitore è... Caspita, fa davvero paura. E voglio fare un augurio speciale ad una persona molto speciale che tra l'altro è qui vicino a me proprio oggi. Ma grazie.